Si alza il sipario sulla stagione 2021-2022 del Teatro del Popolo di Castel Fiorentino. Un cartellone ricco che unisce generi diversi, mantenendo come minimo comune denominatore la qualità con registi ed attori di prestigio. Dopo i lunghi mesi bui a causa della pandemia, il mondo dello spettacolo riparte e lo fa con l'utilizzo della massima capienza di posti. L'emozione sarà grandissima nel vedere di nuovo il nostro teatro pieno di persone. Saranno con la mascherina, ma ormai abbiamo imparato a cogliere il sorriso dagli occhi anziché non vediamo il volto. Avremo le mani igienizzate, avremo comunque il controllo della temperatura e il Green Pass. Tutte queste cose ci consentiranno di stare serenamente in compagnia, vicino agli altri, a godere di un bello spettacolo teatrale. Primo appuntamento venerdì 19 novembre con un omaggio a Dante. Si inizia con vari omaggi a Dante, uno fra tutti, Cristicchi con Paradiso. È fatto ovviamente a modo suo, con le sue canzoni, la sua musica, però è un grande omaggio. E in più ci sarà un recital lirico dedicato a Dante e altre varie iniziative. Abbiamo tantissimi artisti e artiste, Amanda Sandrelli, Maria Amelia Monti, Elio che canta Iannacci, abbiamo Rava con un concerto jazz favoloso e poi spettacoli per bambini, spettacoli per le famiglie alla domenica, al venerdì sera, laboratori teatrali, insomma il teatro comincia a essere abitato come lo era pre-Covid. Una nuova stagione dunque segnata dalla rinnovata collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo Onlus. Il teatro è proprio questo, è il luogo, sono le persone che lo abitano e attraverso la ripartenza, attraverso il 100%, attraverso il modo di ritrovarsi, di rincontrarci in sicurezza con tutto quello che chiaramente insomma c'è stato precedentemente, rappresenta un motivo di grandissimo entusiasmo, insomma è una ripartenza sotto tanti punti di vista, anche proprio per ritrovarsi nuovamente. Confermato l'impegno anche in ambito culturale della Banca Cambiano 1884 SPA. L'investimento in cultura, come nelle attività socio-culturali e nelle attività sportive, è uno dei tratti distintivi della nostra banca. Per noi finanziare le attività che portano alla socializzazione e alla crescita delle persone è un fatto che è così, diciamo, insito agli obiettivi prioritari della banca. Siamo stati e abbiamo affrontato questo terribile periodo del Covid, tutti giustamente chiusi in casa o comunque tutti con le procedure di tutela per cercare di sconfiggere questo terribile virus. Oggi si comincia a respirare perché i numeri ci dicono che stiamo uscendo piano piano dalla fase acuta della pandemia e quindi è importante sostenere tutte le attività che riportano alla normalità.